Generale 93, Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani Criticità. Concedo la parola al consigliere Aversano che ha facoltà di illustrarla per un minuto. Presidente, allora il 21 dicembre del 2020 sappiamo tutti quanti che è stato pubblicato il bando per i volontari per il servizio civile con scadenza 15 febbraio 2021. A questi giovani si chiedevano dei requisiti, i quali li hanno tutti quanti postati sulla piattaforma digitale. Questo centinaia di giovani hanno presentato questa domanda e diciamo che si concludeva entro il 5 marzo del 2021. A tutti quanti è stato detto di poter procedere e diciamo, fare tutti i passaggi verso il centro per l'impiego con i colloqui che si chiedevano. Tutti questi colloqui sono stati valutati dai nuclei di valutazione. Questo, diciamo, dopo tutti questi colloqui e l'uscita anche della graduatoria, sia provvisoria in un primo momento che definitiva in un secondo, questi giovani hanno tutti quanti ricevuto una mail nella quale si faceva presente che non potevano essere presi in carico le domande per degli errori, quindi non si specificava bene cosa era accaduto. Siamo venuti a sapere dopo che tutte queste domande sono state scartate per degli errori del sistema. Leggo testualmente. In quanto all'atto della compilazione della domanda per il servizio civile, la piattaforma DOL non verificava l'effettiva validità dell'iscrizione al programma Garanzia Giovani. I partecipanti, dunque, comunque in possesso degli altri requisiti di merito richiesti nel bando, sono stati indotti a ritenere che la procedura avesse avuto esito positivo a seguito dell'invito ad effettuare la presa in carico e il colloquio. Le citate criticità procedurali hanno contribuito a determinare in Campania la mancata copertura di migliaia di posizioni attivati dai vari enti per il servizio civile, precludendo ai giovani partecipanti di poter offrire il proprio contributo alle politiche sociali della nostra regione. Alla luce di tutto questo, chiedo alla Giunta quali iniziative intende assumere, anche mediante le interlocuzioni presso il Governo centrale, al fine di individuare una soluzione repentina alla problematica rappresentata. Grazie. Grazie consigliere Aversano. Concedo la parola all'assessore al lavoro Antonio Marchiello che ha diritto di rispondere per 3 minuti. Prego. Sì, grazie. Allora, io in via pregiudiziale leggo un attimino la risposta della dottoressa Somma, che è la direttrice dell'assessorato della Direzione Politiche Sociali e Politiche Giovanili, che dice che con riferimento a questa interrogazione si precisa che la stessa, cioè la misura Servizio Civile Universale, è gestita a livello nazionale ed è stata gestita con il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale con scadenza il 15 febbraio del 2021 alle ore 14. È pubblicata dal Dipartimento per le politiche giovanili e di servizio civile universale in data 21 dicembre 2020. Quindi parliamo del Dipartimento della Protezione Civile e delle politiche giovanili. Il medesimo bando prevedeva un preciso iter per la relativa adesione, le cui fasi non risultano di competenza della direzione generale di questo assessorato. Pertanto, non si è nelle condizioni di formulare ipotesi di miglioramento di una procedura centralizzata che si avvale di organismi e strumenti non di competenza. Io ovviamente, siccome da vecchio funzionario penso che comunque vada data una risposta a un'interrogazione di un consigliere, ho chiesto al legislativo di ricostruire un po' la questione. E quindi sono qui come assessore al lavoro, però diciamo in via. Allora, il servizio civile nasce nel 1972 come diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e quindi alternativo alla leva in quanto tale obbligatorio. Quasi 30 anni dopo, con la legge 64 del 2001, viene istituito il servizio civile nazionale su base volontaria, aperto anche alle donne. Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di crescita del servizio civile su base volontaria. Nel 2017 il servizio civile da nazionale diventa universale, con l'obiettivo di renderlo come esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla. Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana attraverso azioni per le comunità ed il territorio. Il servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale
e professionale per i giovani, che perciò capisco che hanno perso un'occasione, che sono una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese. I settori di intervento in Italia e all'estero nei quali gli enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono l'assistenza, la protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale, paesaggistica e ambientale, dello sport e del turismo sostenibile e sociale, l'agricoltura in zona di montagna e all'agricoltura sociale la biodiversità, la promozione della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata e la promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. La breve descrizione del Servizio Civile Universale, operata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, appunto SCU, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delinea il quadro delle competenze evidenziando anche la minima capacità di intervento delle regioni riguardo competenze e procedure rimesse all'amministrazione statale. In tale senso, infatti, la Direzione per le Politiche Sociali dell'amministrazione regionale ha precisato che questa misura, come ho letto, è stata gestita a livello nazionale. Le criticità evidenziate dal consigliere e le difficoltà incontrate dai candidati nell'interfacciarsi con i centri per l'impiego potranno quindi essere affrontate solo agli esiti di una interlocuzione con l'amministrazione centrale che, per quel che riguarda compiti e incombenze rimessi ai centri per l'impiego, sono fin da ora disponibili a promuovere nell'interesse di coloro che intendevano contribuire con il proprio supporto e il proprio apporto alle politiche sociali della nostra regione. Quindi i centri sono già tutti avvisati che possono ricevere i nostri giovani. Ovviamente investirò della problematica tutte le strutture amministrative dell'assessorato al lavoro, perché, ripeto, me ne faccio io competenza attraverso i centri. Grazie Assessore Marchiello. Se il consigliere Aversano intende replicare, ricordo che ha 2 minuti a disposizione. Giusto per aggiungere che mi ritengo insoddisfatto della risposta della dottoressa Somma, la quale insomma ci rimanda alle competenze che sono diciamo sul nazionale, cosa che diciamo è parzialmente vera, perché ci sono tante competenze specifiche anche della regione, come lei diceva, fosse connessa quella per i centri per l'impiego. E mi ritengo soddisfatto della risposta che mi ha dato diciamo l'assessore Marchiello in questo caso, quindi prendo atto della disponibilità e mi farò carico personalmente di questa interlocuzione con l'assessore cercando di poter risolvere questo problema, perché diciamo facciamo pure presente che su circa 2500 giovani selezionati solo 200 più o meno sono andati, hanno preso servizio, quindi è un problema reale e molti di questi hanno pure, si sono fatti carico pure di spese per fare i colloqui, alcuni hanno fatto tampone per avere il Green Pass perché gli veniva chiesto, quindi insomma è una problematica reale, molti giovani con con le piccole somme si pagano l'università, quindi dobbiamo essere attenti a questa problematica. Mi fa piacere se riusciamo ad avere un'interlocuzione con la quale, insomma, con l'assessore ne abbiamo tante e cercheremo insieme di poter risolvere il problema. Grazie. Grazie al consigliere e all'assessore.